Dopo il presepe che avete visto dedicato a Giulia Cecchettin, adesso vorrei farvi vedere e far visitare a tutti i trevigiani, non solo, il presepio della pace. Questo presepe bellissimo, fatto da questo preseparo Guido Cortese di Tiene, che oltre a quello di Giulia Cecchettin ha fatto anche questo, che rappresenta questi soldati in guerra, però che a Natale hanno fatto pace e si stringono la mano. Statuine in terracotta curate in ogni minimo dettaglio, quelle scolpite da Guido Cortese, maestro artigiano appassionato di presepi, che ha voluto donare alla 13ª edizione della mostra dei presepi artistici sulle Natività di Villa Margherita un inno alla pace ricordando la tregua di Natale del 1917 sul Monte Grappa attraverso il racconto di un alpino. Erano tre giovani come noi, anche a loro mancava il Natale e la loro famiglia lontana. Guardammo increduli tre austriaci che ci fecero il segno della croce e poi intonarono la loro canzone, la melodia conosciuta anche da noi. Così ci siamo uniti al canto dei nemici che in quel momento magico sentivamo come fratelli. Un unico canto in due lingue nella terra che era stata teatro di dure battaglie. Presepe, quello della pace, che ha allestito la mostra aperta fino al 31 gennaio con tante altre opere da ammirare realizzate da tanti appassionati. Dedico questa lunga, bella storia di Natale a tutte le persone che sono ancora in guerra, a questi ragazzi, a questi giovani, alle loro famiglie, ai loro cari. Veramente buon Natale, se si può ancora dire, ma buon anno sì, 2024, e speriamo bene.